Non si parlavano da anni e il Grande Fratello VIP è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Le dichiarazioni di Stefano Bettarini sui tradimenti avvenuti durante il matrimonio con Simona Ventura hanno alzato un polverone durato mesi, ma ora finalmente le cose sembrano essersi appianate tra i due ex. Non l'ho ancora sentita, ma è tutto ok, spiega Bettarini al settimanale Chi. Simona ha il suo percorso televisivo felice. Le auguro il meglio. So che anche lei, per me, vorrebbe il meglio. E il meglio è arrivato anche per l'ex calciatore, che tra pochi giorni inizierà la sua avventura in Honduras come inviato dell'Isola dei Famosi. Una scelta contestata da più di qualcuno, inizialmente anche da Alessia Marcuzzi, che non aveva mandato giù lo scivolone dell'ex calciatore al GF VIP. Sull'argomento, però, Bettarini chiarisce, il giorno successivo al mio provino viene diffusa sui social la notizia che Alessia Marcuzzi non mi vuole. Io non ascolto e non rispondo a nessuno. Mi è bastato un aperitivo con Alessia per chiarire le cose. I social spesso non fanno che alimentare falsità e odio, anche quando si parla di argomenti leggeri. Felicissimi per questa nuova sfida, invece, i suoi due figli Giacomo e Niccolò, hanno capito che questa è un'opportunità lavorativa. Mi hanno detto, siamo felici babbo, lavora e spacca tutto.